Anche a Sulmona si è celebrata la giornata della disabilità presso i locali dell'Unitalsi. Per una persona con disabilità, una famiglia sola non basta. Questo è lo slogan dell'ANFAS, Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità. L'associazione è nata il 28 marzo del 58, è una delle associazioni che tutela le famiglie che hanno persone con disabilità. Oltre 2.000 sono le strutture in tutta Italia che si prendono cura di 30.000 circa diversamente abili. Anche a Sulmona esiste da 30 anni una struttura dell'ANFAS. In tutta Italia la nostra associazione aprirà le proprie porte, le proprie strutture per chi vorrà venire a conoscere l'attività che noi facciamo con i ragazzi diversamente abili. Anche a Sulmona, oggi presso la sede dell'Unitalsi, dove noi svolgiamo la nostra attività di centro diurno. I locali erano pieni questa mattina, pieni di familiari, di persone disabili, volontari e disabili stessi. Una vera festa, prima relazioni dei dirigenti della struttura, poi conclusione con un aperitivo. I progetti sono molti, ma bisogna tener conto delle risorse a disposizione. Il Comune e l'attuale amministrazione hanno molta attenzione al problema della disabilità, con aiuti alle famiglie, come ci riferisce l'assessore Vincenza Giannantonio. A Sulmona innanzitutto c'è una grande attenzione da parte del Comune nei confronti dei problemi della disabilità, sia per quanto riguarda i servizi, che devo dire non sono mai sufficienti e devono sempre essere migliorati e potenziati. Certo, facciamo i conti con una penuria di risorse, però stiamo valutando insieme ovviamente agli uffici una nuova impostazione proprio per incrementare, ma soprattutto per cercare anche attraverso il volontariato, diciamo una rete che si creerà tra i cittadini, proprio per al di là del servizio, proprio per consentire una grande socializzazione, un'interazione proprio con i ragazzi, con la scuola, con i giovani, con la città tutta. E quindi diciamo questo è l'intento e credo anche da parte diciamo delle varie associazioni ho raccolto molte adesioni e una grande voglia di partecipazione e di costruire questo progetto. Chi vuole fare una donazione può donare il 5 per 1000 codice fiscale 920 18 39 06 63.